ed orgoglio scende in vasca la Lazio Nuoto, incontro dell'ottava giornata di A1. L'avversario si chiama Trieste, giù il galleggiante, primo face to face e palla conquistata per un soffio da Trieste con mezza roba. Giacomo Cannella, finta al destro, si alza adesso ancora, il numero 8. Il tiro di Giacomo Cannella e trova la rete. 1-0 Lazio dopo 45 secondi. Ora ci riproponiamo in contropiede. E allora attenzione perché c'è Vitale, il 2-0 Lazio con il numero 5 che trova un diagonale perfetto. E Trieste finisce con il pallone in mano e noi ci riproponiamo davanti. Con Giorgi. Il tiro di Giorgi e il 3-0, chirurgica la Lazio in questa fase. Prova a accelerare. Gogov allora, per Panerai. Petronio. Si va dal numero 9, Pico che trova la rete. Da lui Raffaele Maddaluno si sblocca anche il numero 11 e regala il più 3 Lazio, 4-1 il punteggio. Un vantaggio dinamico, si ferma però, palla a Cannella, prova la giosta, Cannella si alza adesso, cosa ha fatto Giacomo Cannella, il gol del 5-1. Signori e signore, quando fa queste cose è uno spettacolo Giacomo Cannella. Taglio di Rocchi adesso, la conclusione, la tocca, correggia, ma trova il gol Petronio, questo uomo in più, Ferrante, va nel fondo e trova proprio Antonucci per il gol del 6-2, ancora Petronio, Lanucchi per Gogov, il tiro punisce la Lazio con un grande gol, Gogov torna con 3 gol di scarto, 6-3 il punteggio a 42 secondi alla fine. Sicuramente un incontro apertissimo, i nostri ragazzi stanno come al solito disputando un match gagliardo. Terzo tempo di gioco, giù il galleggiante, questa volta la Lazio si impossessa della sfera per la prima volta, regala il vantaggio dinamico a Trieste che può andare con Gogov, trova il gol, 6-4, accorcia Trieste, delle gallottine scure, giocano con l'uomo in più, il tiro di Petroni, una sassata! E il meno 1 di Trieste, 6-5, tutto si riapre. Va adesso Podgornik che riceve, va Vitale a sovrastare il numero 2 che prova una palomba, il pallone entra, il pareggio di Trieste con un bellissimo gesto tecnico di Podgornik. Giorgi allora per Vitale, Maddaluno, forza il tiro Maddaluno, ci pensa il numero 11 con la doppietta a regalare di nuovo il vantaggio alla Lazio a 38 secondi dalla fine del terzo tempo, 7-6 il punteggio. 20 secondi alla fine del tempo, 10 per giocare per Trieste, il tiro di Petronio ancora, che gol di Petronio! Con il quarto tempo sul galleggiante, pallone conteso che alla fine va nelle mani di Trieste, si alza Petronio, non Luca al centro per Vico, si gira Vico e il gol di Vico, grande azione su Giorgi che protesta, chiede un fallo, ma per gli arbitri è gol, 8-7 il punteggio, 6-40 da giocare, l'ultimo tempo di gioco, Panerai, il tiro di Panerai improvviso, il gol di Trieste, più 2, 9-7, lo spazio Cannella, torna però da Giorgi, Giorgi ancora, il tiro! Del Puma, un angolo quasi impossibile, riaccende le speranze della Lazio, meno 1 per i biancocelesti, ci voleva Giorgi, Cannella ancora, Maddaluno, il tiro e il pareggio, la tripla anche di Raffaele Maddaluno in un momento decisivo del match, 9-9, la Lazio c'è. 5 secondi per concludere, Gogov è lontanissimo, prova la conclusione, una rete incredibile di Gogov, 10-9, sotto al set, Colosimo, Giorgi, tiro! Daniele Giorgi, e sì, insieme con Maddaluno ci stanno aiutando loro oggi, tengono a gara la Lazio, 10-10 ancora pari,
1,54, sempre 10-10 il punteggio. Giorgi per Colosimo, a spazio Colosimo, il tiro, il graffio del capitano nel momento più importante, l'11-10, grande responsabilità e grande cuore del numero 3. E allora adesso la possibilità per l'ultimo attacco di Trieste, ma la palla è lunga e Vitale tiene il pallone, esulta la panchina Lazio a 20 secondi dalla fine, si arrabbia con il suo portiere Trieste, deve tenere il pallone Giorgi, Vitale, 13 secondi, attenzione a non lasciare soli i giocatori, festeggia la Lazio, Maddaluno, un urlo del Foro Italico, eccitare i ragazzi, 11-10, ancora match al Cardio Palma, ma ancora la vittoria della Lazio che strappa 3 punti come sempre di cuore. Complimenti ai nostri ragazzi, veramente questa partita ci ha levato forse qualche settimana di vita, però sicuramente ci ha emozionato tantissimo.